Il pareggio alla fine vale davvero oro. Arriva un punto per il Palermo, ma vale quasi quanto una vittoria, una rimonta che ha quasi dell'incredibile per come si è concretizzata. Per il rosanero di Corini, che nel posticipo della decima giornata fanno 2-2 contro lo Spezia. Una vera impresa che è stata avviata dopo il doppio vantaggio dei Liguri, riacciuffati al minuto 104 di una gara infinita. Il risultato è frutto del carattere e del cuore messi in campo dal Palermo nel finale, dopo una partita in cui i rosanero, soprattutto nel primo tempo, avevano fatto registrare notevoli passi indietro dal punto di vista del gioco contro una formazione accorta e molto ben messa in campo. Dopo i gol di Reca ed Esposito, è stato il neoentrato Mancuso a ridare speranza ai padroni di casa, mentre l'opera è stata completata da Stulaz a segno ben oltre il centesimo, con una splendida punizione dal limite. Nell'occasione l'arbitro aveva fatto retromarcia sul rigore inizialmente assegnato a Soleri. Pareggio d'oro per i rosa, che domenica riceveranno ancora al Barbera il Lecco. I commenti alla fine del match. È un grande pareggio contro una squadra fortissima. È una partita per me di livello di Serie A. Le due squadre hanno accettato il confronto, hanno cercato di superarsi sino all'ultimo secondo. Se andate a vedervi i dati della partita, certificano che meritavamo un risultato positivo e l'abbiamo ottenuto con una spinta straordinaria del nostro pubblico, 30.000 persone che ci hanno aiutato, sostenuto, e noi abbiamo messo in campo l'energia giusta per provarci, per non abbatterci, soprattutto dopo il 2-0, soprattutto dopo un rigore che sembrava ci fosse tolto, quello che finalmente sembrava che fosse impossibile da togliere è stato tolto. Fare gol su quella palla è qualcosa di molto bello. E come ho detto un paio di settimane fa, quando si crea questa atmosfera in questo stadio può succedere di tutto, e noi dobbiamo farlo succedere in positivo come stiamo facendo in questo periodo. Veramente felice per il gol, ma di più come sempre per la squadra, perché abbiamo sofferto tanto ma ci avevamo creduto fino alla fine, pure che sì, grazie anche ai tifosi che ci hanno creduto con noi, quindi sono veramente felice del pareggio.